there's going to be another significant milestone, which is to have a suit where you can be in, like, the vacuum of space with just nothing. Nothing at all. Jared Isaacman became the first non-professional astronaut to walk in space in partnership with Elon Musk's SpaceX. Space exploration demands patience, and the reason for the early launch? Safety. Daring mission. Earlier today, Elon Musk's company SpaceX launched its Polaris Dawn mission. Some of these conspiracy theories have turned out to be true. Elon Musk ha descritto l'importanza della missione Polaris Dawn come un passo cruciale nell'avanzamento delle capacità di volo spaziale umano e nella preparazione per future esplorazioni interplanetarie. Ha sottolineato che questa missione non riguarda solo il raggiungimento di nuove vette, ma anche la validazione delle tecnologie necessarie per viaggi umani più profondi nello spazio, in particolare verso Marte. Musk ha evidenziato che la missione Polaris Dawn rappresenta una svolta nell'esplorazione spaziale commerciale, poiché include la prima passeggiata spaziale privata della storia, un traguardo significativo che in precedenza era stato raggiunto solo da astronauti governativi. Questa missione mira a testare nuove tecnologie SpaceX, inclusi tute spaziali avanzate e sistemi di supporto vitale, che sono cruciali per la sicurezza e il successo delle future missioni. Inoltre, Musk ha notato che la missione contribuirà alla ricerca scientifica, con numerosi esperimenti previsti per studiare gli effetti della microgravità e delle radiazioni spaziali sulla salute umana. Questa ricerca è essenziale per capire come sostenere la vita umana in missioni più lunghe verso destinazioni come Marte e la Luna. In generale, Musk vede la missione Polaris Dawn come una parte critica della visione più ampia di SpaceX di rendere l'umanità una specie multiplanetaria, rafforzando l'impegno dell'azienda per l'innovazione e l'esplorazione nel campo dei viaggi spaziali. La missione Polaris Dawn ha diversi obiettivi, chiave destinati ad avanzare il volo spaziale umano e la ricerca scientifica. Ecco i principali obiettivi. Prima passeggiata spaziale commerciale. Polaris Dawn è programmata per condurre la prima attività extraveicolare commerciale, EVA, utilizzando tute spaziali progettate da SpaceX. Questo traguardo rappresenta un significativo avanzamento nelle capacità di esplorazione spaziale privata e mira a dimostrare la fattibilità delle passeggiate spaziali commerciali. Volo ad alta altitudine. La missione prevede di raggiungere un'altitudine di circa 700 km, circa 435 miglia, sopra la Terra, avventurandosi nei cinturoni di radiazione interni di Van Allen. Questa altitudine non è stata raggiunta da esseri umani dalle missioni Apollo e mira a stabilire un nuovo record per l'orbita più alta mai percorsa da una missione con equipaggio. Ricerca scientifica. La missione condurrà vari esperimenti scientifici focalizzati sulla salute e sulle prestazioni umane nello spazio. Ciò include testare capacità di telemedicina e raccogliere dati di salute essenziali per future missioni di lunga durata verso la Luna e Marte. Le collaborazioni con istituzioni come il Programma di Ricerca Umana della NASA fanno parte di questo sforzo. Testare nuove tecnologie. Polaris Dawn testerà le comunicazioni laser basate su Starlink di SpaceX nello spazio, il che potrebbe migliorare i sistemi di comunicazione per missioni nello spazio profondo. Inoltre, la missione valuterà le nuove tute EVA progettate per missioni prolungate. Comprendere la radiazione spaziale. La missione entrerà nei cinturoni di radiazione di Van Allen, fornendo dati preziosi sugli effetti della radiazione spaziale sulla salute umana e sui sistemi delle navette spaziali. Queste informazioni sono cruciali per pianificare future missioni lunari e marziane. Contributi caritatevoli. Il programma Polaris, che include la missione Polaris Dawn, mira a raccogliere fondi per cause caritatevoli, incluso l'ospedale di ricerca per bambini St. Jude, attraverso le sue missioni.
preparazione per l'esplorazione futura. In definitiva, la missione è progettata per porre le basi per un'esplorazione più profonda dello spazio, incluse potenziali missioni verso la Luna e Marte. Serve come trampolino di lancio per rendere l'umanità una specie multiplanetaria. Questi obiettivi riflettono l'ambizione della missione di spingere i confini del volo spaziale commerciale e contribuire alla nostra comprensione dello spazio e della salute umana in ambienti extraterrestri. La missione Polaris Dawn condurrà una varietà di esperimenti scientifici destinati ad avanzare la nostra comprensione della salute umana nello spazio e a testare nuove tecnologie. Ecco gli esperimenti scientifici specifici previsti per la missione. Studi sulla salute umana. Monitoraggio degli emboli gassosi venosi, EGV. Sarà utilizzato l'ecografo per rilevare e quantificare gli EGV, che aiuta a studiare la suscettibilità umana alla malattia da decompressione. Indagine sugli effetti della radiazione spaziale. La missione raccoglierà dati sull'ambiente di radiazione per analizzare come la radiazione spaziale impatti sui sistemi biologici umani. L'equipaggio sarà esposto a livelli di radiazione equivalenti a 3 mesi sulla ISS in soli pochi passaggi attraverso le fasce di radiazione di Van Allen. Raccolta di campioni per biobanca. Saranno raccolti campioni biologici per una biobanca a lungo termine che permetterà analisi multiomiche utili per comprendere la salute umana durante il volo spaziale. Studio della sindrome neurooculare associata al volo spaziale, SANS. L'equipaggio condurrà test oculari e raccoglierà dati relativi al SANS, un rischio significativo per i voli spaziali di lunga durata. Indosseranno lenti a contatto intelligenti per monitorare la pressione intraoculare. Monitoraggio dei cambiamenti fisiologici. Sarà utilizzato l'ecografo per misurare i cambiamenti nella struttura dell'occhio in microgravità, monitorare i modelli di flusso sanguigno negli organi e studiare come il volo spaziale alteri il flusso sanguigno. Valutazione della salute e delle prestazioni dell'equipaggio. L'equipaggio compilerà questionari riguardanti il sonno, la personalità, la salute e la funzione immunitaria per indagare le risposte fisiologiche al volo spaziale. Dimostrazioni tecnologiche. Comunicazioni. Laser. Starlink. La missione testerà il sistema di comunicazioni laser Starlink di SpaceX nello spazio, cruciale per le future missioni nello spazio profondo. Test dei costumi EVA per attività extraveicolare. La missione comporterà test di costumi EVA aggiornati progettati da SpaceX durante la prima passeggiata spaziale commerciale, valutando la loro funzionalità e manovrabilità nel vuoto dello spazio. Avanzamenti nella telemedicina. Test di dispositivi medici. Intelligenti. Sarà utilizzato un dispositivo commerciale per raccogliere misurazioni integrate della salute, comprese la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, la respirazione, la temperatura e l'imaging ad ultrasuoni. Questo dispositivo testerà anche una funzione sperimentale di telemedicina per diagnosi quasi in tempo reale con supporto a terra. Valutazione della fattibilità della telemedicina. Il sistema di telemedicina tenterà di fornire diagnosi appropriate basate sugli input dell'equipaggio e sulla documentazione disponibile, dimostrando il suo potenziale per future missioni in cui gli equipaggi devono essere più autonomi. Ricerca aggiuntiva. Valutazioni comportamentali e cognitive. L'equipaggio parteciperà a valutazioni relative al comportamento, al sonno, alla funzione cognitiva e ad altri fattori di salute, contribuendo a una migliore comprensione della salute mentale nello spazio. Analisi della densità ossea e della salute oculare. Le collaborazioni con varie istituzioni
includeranno studi sulla densità ossea, sulla salute oculare e sulla respirazione, contribuendo a stabilire una base di dati sulla salute per i voli spaziali commerciali. Collaborazione con Trish. La missione lavorerà con l'Istituto di Ricerca Traslazionale per la Salute Spaziale, Trish, per condurre vari studi sugli impatti sulla salute nello spazio. La ricerca approfondita condotta durante la missione Polaris Dawn mira ad ampliare la nostra conoscenza della salute umana nello spazio e a migliorare le tecnologie per future missioni di lunga durata verso la Luna, Marte e oltre. Rischi della missione Polaris Dawn. La missione Polaris Dawn, che mira a condurre la prima passeggiata spaziale commerciale, affronta diversi rischi significativi. CAS, mancanza di un'eclusa. A differenza della Stazione Spaziale Internazionale, la capsula Crew Dragon di SpaceX non dispone di un'eclusa. Di conseguenza, l'intera navetta dovrà essere decompresso per la passeggiata spaziale, esponendo tutti e quattro i membri dell'equipaggio al vuoto dello spazio. Nuova tecnologia del costume spaziale. La missione utilizzerà costumi per attività extraveicolari, EVA, completamente nuovi progettati da SpaceX. Sebbene siano stati ampiamente testati sulla Terra, questi costumi non sono mai stati utilizzati nello spazio prima d'ora. Qualsiasi problema con i costumi potrebbe compromettere la sicurezza degli astronauti. Esposizione alla radiazione. La missione Polaris Dawn attraverserà le fasce di radiazione di Van Allen, esponendo l'equipaggio a livelli più elevati di radiazione cosmica. Comprendere e mitigare i rischi per la salute associati a questa radiazione è cruciale per la sicurezza dell'equipaggio e la precisione dei dati scientifici. Esperienza dell'equipaggio. Sebbene l'equipaggio di Polaris Dawn abbia ricevuto una formazione approfondita, nessuno di loro ha partecipato a una vera passeggiata spaziale prima. La loro esperienza limitata in questo ambiente pericoloso aumenta il rischio complessivo della missione. Micrometeoriti e detriti orbitali. All'altitudine massima della missione, il rischio di incontrare micrometeoriti e detriti orbital aumenta. La navetta spaziale sarà orientata per fornire la massima protezione, ma la possibilità di impatti rimane una preoccupazione. Supporto vitale limitato. L'equipaggio dovrà fare affidamento sui sistemi di supporto vitale della navetta spaziale solo per 5-6 giorni, il che limita la tempistica della missione. Qualsiasi problema con i sistemi potrebbe costringere a un ritorno anticipato sulla Terra. Per mitigare questi rischi, il programma Polaris ha implementato una formazione rigorosa, test approfonditi della navetta spaziale e delle tute, e una pianificazione attenta della missione. Tuttavia, come ha riconosciuto il comandante della missione, Jared Isaacman, qualunque rischio sia associato, ne vale la pena, per spingere i confini del volo spaziale commerciale. La missione Polaris Dawn presenta una serie di esperimenti innovativi progettati per far progredire la nostra comprensione della salute umana nello spazio e migliorare le tecnologie per future missioni. Ecco alcuni degli esperimenti più notevoli. 1. Prima passeggiata spaziale commerciale. Polaris Dawn realizzerà la prima passeggiata spaziale commerciale, testando nuove tute di attività extraveicolare, EVA, progettate da SpaceX. Questo traguardo mira a convalidare la funzionalità e la sicurezza di queste tute nel vuoto dello spazio, aprendo la strada a future passeggiate spaziali commerciali. 2. Comunicazioni Laser Starlink. La missione testerà il sistema di comunicazioni Laser Starlink di SpaceX nello spazio. Questa tecnologia innovativa è destinata a migliorare le capacità di comunicazione per future missioni nello spazio profondo, fornendo una nuova via per la trasmissione dei dati. 3. Monitoraggio. Ultrasuoni per malattia da decompressione. Utilizzando la tecnologia a ultrasuoni,
L'equipaggio monitorerà la presenza di emboli gassosi venosi, EGV, per studiare la suscettibilità alla malattia da decompressione. Questo esperimento ha l'obiettivo di migliorare i protocolli di sicurezza per gli astronauti durante i voli spaziali. 4. Studi sulla salute oculare. La missione indagherà i cambiamenti nella struttura dell'occhio in microgravità, incluso il monitoraggio della pressione intraoculare, utilizzando lenti a contatto intelligenti. Questa ricerca è cruciale per comprendere la sindrome neurooculare associata al volo spaziale, SANS, un rischio significativo per le missioni di lunga durata. 5. Raccolta di campioni per biobanca. Saranno raccolti campioni biologici durante la missione per creare una biobanca a lungo termine. Questo consentirà analisi multiomiche, aiutando gli scienziati a comprendere gli effetti fisiologici del volo spaziale sul corpo umano. 6. Capacità di telemedicina. Un dispositivo commerciale sarà testato per raccogliere misurazioni di salute integrate, inclusi pressione sanguigna, frequenza cardiaca e respirazione. Questo dispositivo presenterà anche una capacità sperimentale di telemedicina per diagnosi di salute quasi in tempo reale, consentendo una maggiore autosufficienza dell'equipaggio durante le missioni prolungate. 7. Valutazioni comportamentali e cognitive. L'equipaggio parteciperà a valutazioni relative al comportamento, al sonno, alla funzione cognitiva e ad altri fattori di salute. Questa ricerca fornirà informazioni su come il volo spaziale influisce sulla salute mentale e sulle prestazioni. 8. Studi sull'esposizione alla radiazione. Viaggiando attraverso i cinturoni di radiazione di Van Allen, la missione raccoglierà dati sugli effetti della radiazione spaziale sulla salute umana. Questa esposizione è equivalente a 3 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, ISS, e aiuterà a informare la pianificazione delle future missioni. 9. Mitigazione del mal di movimento. La missione includerà ricerche mirate a comprendere e mitigare i sintomi del mal di movimento che gli astronauti possono sperimentare durante il volo. I membri dell'equipaggio riporteranno i loro sintomi e l'efficacia di diversi interventi. 10. Ricerca collaborativa con istituzioni. Polaris Dawn collaborerà con più istituzioni, inclusi l'Istituto di Ricerca Traslazionale per la Salute Spaziale della NASA, TRISH, per condurre una varietà di studi sulla densità ossea, la respirazione e altri indicatori di salute. Questa collaborazione mira a stabilire una base di riferimento per i dati sulla salute nei voli spaziali commerciali. Questi esperimenti riflettono l'approccio completo della missione per avanzare sia nella salute umana nello spazio che nelle tecnologie necessarie per future esplorazioni, comprese le potenziali missioni sulla Luna e su Marte. Gli astronauti inesperti che si preparano per missioni ad alto rischio, come la passeggiata spaziale di Polaris Dawn, seguono un intenso addestramento e preparazione per mitigare i rischi il più possibile, regime di addestramento rigoroso. Centinaia di ore in simulatori praticando scenari di missione e procedure di emergenza. Addestramento su attrezzature specializzate come camere di altitudine, immersioni subacquee e paracadutismo. Studio dei sistemi delle navette spaziali, conduzione di esperimenti e apprendimento del russo per le missioni ISS. Pratica delle passeggiate spaziali in piscine a galleggiamento neutro per simulare la microgravità. Test approfonditi dell'hardware. I nuovi tute spaziali di SpaceX vengono ampiamente testati in camere a vuoto e sottoposti a impatti di micrometeoriti. I sistemi delle navette spaziali, come l'avionica, sono testati per la tolleranza alla radiazione. I materiali della cabina sono cucinati per eliminare le tossine prima del volo.
pianificazione meticolosa della missione. La cronologia è progettata per ridurre al minimo l'esposizione alla radiazione e la dipendenza dai sistemi di supporto vitale. Le condizioni meteorologiche sono attentamente monitorate per il lancio e l'ammarraggio. Redondanze e tolleranza ai guasti sono incorporate nei sistemi critici. Supporto e monitoraggio continuo. Gli astronauti ricevono supporto costante dai team di terra durante le missioni. I livelli di radiazione e gli effetti biologici vengono studiati sistematicamente. Composizioni diversificate dell'equipaggio forniscono dati su fattori come le differenze di genere. Sebbene i rischi siano significativi, soprattutto con le nuove tecnologie, la preparazione, i test e il monitoraggio approfonditi aiutano a mitigare i pericoli il più possibile. L'equipaggio di Polaris Dawn ha seguito un addestramento simile a quello degli astronauti NASA, fornendo loro le competenze necessarie per affrontare le sfide che incontreranno. Gli astronauti affrontano sfide significative legate all'isolamento e al confinamento durante le missioni spaziali di lunga durata. Per affrontare questi stress impiegano varie strategie e tecniche, preparazione e addestramento psicologico. Addestramento alla resilienza mentale. Gli astronauti seguono un rigoroso addestramento psicologico per prepararsi alle sfide mentali dello spazio. Questo include simulazioni di isolamento e tecniche di gestione dello stress per aiutarli ad anticipare e gestire le loro reazioni durante le missioni. Selezione dei candidati. I candidati sono selezionati per la loro salute mentale e i tratti di resilienza, assicurando che possiedano qualità come buon giudizio, ingegnosità e capacità di lavorare in squadra, che sono cruciali per affrontare gli stress dello spazio. Routine giornalieri. Strutturati. Programma di lavoro e riposo. Gli astronauti seguono una routine giornaliera strutturata che imita la vita sulla Terra, con giorni di lavoro e periodi di riposo designati. Questo aiuta a mantenere un senso di normalità e scopo vitale per il benessere mentale. Attività fisica. L'esercizio regolare è cruciale sia per la salute fisica che per il benessere mentale. Gli astronauti si dedicano a fino a 2 ore di esercizio al giorno per contrastare gli effetti della microgravità e migliorare l'umore. Interazione sociale e supporto. Coesione del team. Gli astronauti sono addestrati a lavorare a stretto contatto con i loro compagni di equipaggio, favorendo forti relazioni interpersonali. Le interazioni sociali durante i pasti, le attività condivise e i momenti di inattività aiutano ad alleviare i sentimenti di isolamento. Comunicazione con la Terra. Sebbene la comunicazione sia limitata, gli astronauti possono connettersi con familiari e amici tramite videochiamate e messaggi, il che aiuta a ridurre i sentimenti di solitudine. Attività recreative. Tempo libero. Il tempo di inattività è integrato nel programma per il relax e gli interessi personali, come leggere, guardare film o ascoltare musica. Queste attività forniscono un'uscita emotiva essenziale. Diari. Molti astronauti tengono diari per esprimere i loro pensieri e sentimenti, il che funge sia da meccanismo personale di coping, sia da strumento per i ricercatori per studiare gli effetti psicologici dell'isolamento. Supporto ambientale e tecnologico. Creazione di un ambiente confortevole. Gli astronauti personalizzano i loro spazi abitativi con foto e oggetti da casa, il che può aiutare a creare un'atmosfera più confortante nell'ambiente ristretto di un veicolo spaziale. Uso della tecnologia. Gli astronauti hanno accesso a dispositivi di intrattenimento con film, musica e libri. Le tecnologie che tracciano i segni vitali e i modelli di sonno li aiutano a gestire efficacemente lo stress e la fatica. Ricerca e monitoraggio.
Continuo. Monitoraggio della salute comportamentale. La NASA conduce ricerche continue sugli effetti dell'isolamento e del confinamento, sviluppando strumenti e strategie per monitorare e supportare la salute mentale degli astronauti durante le missioni. Missioni simulate. Programmi come l'esperimento. Mars 500 e l'analog di ricerca per l'esplorazione umana della NASA, ERA, consentono ai ricercatori di studiare gli effetti psicologici dell'isolamento in ambienti controllati, aiutando a prepararsi per future missioni di lunga durata. Queste strategie mirano collettivamente a migliorare la resilienza e la salute mentale degli astronauti, assicurando che possano operare in modo efficace e sicuro durante missioni spaziali di lunga durata.